19. Un abbraccio, forza Palermo. Ciao amici di Sport 19. Ciao a tutti i telespettatori di Sport 19. Un saluto e un abbraccio da Federico Balzaretti. Ciao ragazzi. Si scaldano i motori, l'ora X, il giorno X si avvicina sul calendario, il giorno naturalmente è quello del prossimo 8 maggio, quando il Palermo ritornerà in campo e farà il suo esordio nel turno nazionale dei playoff per la promozione in Serie B. Benvenuti, benvenuti, un benvenuto a tutti voi amici di Tele One e di Sport 19 con la Notte Rosa che ritorna puntualmente come ogni settimana. Il Palermo non ha giocato questa settimana, sta preparando questo esordio nei playoff in un clima abbastanza entusiastico, possiamo dire così, Roberto, perché le voci che arrivano anche su un altro fronte, che sono quelle riguardanti la cessione della società, hanno riacceso sicuramente e continuano ad accenderlo ancora di più questo entusiasmo della piazza. Ciao Roberto. Sì. Ciao, intanto buonasera a tutti, benvenuti i nostri amici a casa. Sì, c'è tanto fermento su più fronti a Palermo per tutto quello che si scrive in questi giorni, soprattutto per queste voci delle novità per quanto riguarda la gestione, di cui vogliamo parlare poco in questa puntata, perché a parte il fatto che già si è tutto scritto e letto, è in corso questa due diligence tra le parti che dovrebbe portare a breve a questo accordo finale. Diciamo solo questo, ma per la gioia del presidente Mirri e soprattutto di tutta la società è giusto focalizzarci su quello che avverrà domenica prossima da primi attori praticamente, perché siamo terzi di serie, andiamo ad affrontare questa fase nazionale dei playoff, stiamo guardando da spettatori quello che sta succedendo. Quello che è successo ieri e quello che succederà mercoledì tra il primo e il secondo turno, ci sono state già qualche sorpresa, per esempio la stessa Pro Patria, che è arrivata undicesima nel campionato, è stata ripescata grazie al fatto che Sud Tirol e Padova si erano giocati la Coppa Italia, e sorprendentemente è riuscita a vincere sul campo dell'Ecco e si è qualificata. Quindi direi di andarlo a vedere proprio questo tabellone, se hai concluso il discorso. Sì, andiamo a guardare il tabellone, andiamo a leggere i risultati di ieri: Lecco Pro Patria 0-2, Pro Vercelli Pergolettese 0-0, eccoli qua. Pro Vercelli qualificata, la Juventus Under 23 si qualifica ai danni del Piacenza avendo pareggiato 0-0, Pescara Carrarese 2-2, ha rischiato molto il Pescara ieri, Ancona a sorpresa, ancora Matelica contro l'Olbia, ha perso, ha vinto l'Olbia, quindi si è qualificato l'Olbia, Gubbio anch'esso a sorpresa, elimina la Lucchese, che ha fatto un buonissimo campionato quest'anno in girone B, e poi nel girone che ci riguarda, la squadra che conosciamo, il Monopoli si è qualificato ai danni del Picerno, pareggiando per 1-1, Virtus, Francavilla e Monterossi Tuscia 2-2, la Virtus passa come passa anche il Foggia, con una prevedibile avendo battuto la Turris in casa. Gli accoppiamenti per quanto riguarda il primo turno sono Triestina Pro Patria, Pro Vercelli Juventus Under 23, Virtus Entella Orbia, Pescara Gubbio, Avellino Foggia, Monopoli, Virtus Francavilla, e praticamente da queste squadre poi sorteggiate verrà fuori la prossima avversaria del Palermo di domenica 8 maggio. Ma ne parleremo nel corso della puntata. Intanto andiamo a presentare i nostri ospiti e poi ce ne sarà uno graditissimo.
Molto particolare, sì, assolutamente. Sì, ce ne sarà uno. Tra l'altro abbiamo ricevuto già i primi messaggi dei nostri telespettatori. Ci sono anche alcune domande che verranno rivolte proprio al nostro ospite, però prima di tutto non possiamo che dare il benvenuto a un amatissimo ex rosanero quale Santino Nuccio. Gli diamo il benvenuto. Ciao Santino, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora Santino, abbiamo visto il tabellone, il primo turno dei playoff, però insomma ti chiedo, visto che comunque... Santino, forse dovresti abbassare il televisore, se c'è qualcosa acceso dovresti eliminarlo, per la cortesia, grazie. Benissimo, adesso va. Abbassa. Chiedo soltanto come arriva questo Palermo ai suoi playoff, Santino. Credo che sia nelle buone possibilità di fare molto bene, anche perché ha ottenuto degli ottimi risultati in questo finale di campionato, perciò credo che sia molto, c'è molta fiducia nella squadra. Bardini, diciamo che nell'ultimo periodo dopo Potenza, diciamo forse la sua rabbia in quello sfogo ha dato uno stimolo in più o ha responsabilizzato di più i giocatori, perché da quel momento in poi è cambiato qualcosa. Però devo essere sincero, nelle ultime partite ha fatto molto bene, soprattutto nella fase difensiva è migliorata molto, molto meno errori. In più nella fase offensiva, diciamo che Lunori, diciamo, è stato sfruttato a dovere, andando in gol quasi tutte le partite. Intanto ci siamo, un ringraziamento speciale per aver permesso questo collegamento ovviamente va all'ufficio stampa del Palermo, il suo responsabile Gaetano Lombardo, è uno degli elementi con più talento della nostra squadra, beniamino dei tifosi rosanere, con noi stasera a Notte Rosa, lo ringraziamo, Andrea Silipo. Ciao Andrea. Ciao Andrea, come stai? Subito, come stai? Va bene? Bene, tutto bene, grazie. Allora, abbiamo letto i risultati di ieri, in prospettiva questo il prossimo turno che vedrà le altre, per fortuna impegnate, mercoledì prossimo, da cui uscirà fuori la nostra avversaria. Ti volevo chiedere se c'è più soddisfazione o più rimpianto dopo questo finale di campionato che vi ho visto in crescendo, o pensi che alla fine, visto l'andamento altalenante, il terzo posto è tutto sommato è quello giusto? Ma guarda, sicuramente non nego che comunque abbiamo sperato fino all'ultimo di arrivare con il secondo, però comunque abbiamo ottenuto un buon risultato e siamo contenti e ora non vediamo l'ora, insomma, di iniziare questi playoff. Allora Andrea, io insomma parto dal presupposto che la piazza di Palermo ha grandissima fiducia in te, insomma ci hai regalato delle perle assolute, dei gol spettacolari anche in Serie D, non ce ne dimentichiamo sicuramente alcuni, poi tra l'altro ne rivedremo. La domanda che volevo farti è semplicemente che cos'è quella cosa che Andrea Silipo dice a se stesso di volere migliorare per esplodere, per crescere ancora di più? C'è qualcosa che tu la sera, magari dopo l'allenamento o dopo una partita, ti dici devo migliorare assolutamente in questo? Guarda, sicuramente in questi 2 anni e mezzo sono maturato tanto sotto tutti gli aspetti, insomma, fase difensiva in particolare, perché comunque è sempre stata la cosa che mi hanno detto un po' tutti, che andava migliorata. Ci ho lavorato, ci sto lavorando e adesso penso comunque di essere molto, molto pronto. Quindi Andrea, io ti volevo trasferire un messaggio dal presidente che tu magari vedi quasi tutti i giorni, però mi ha scritto oggi pomeriggio e davanti ai tifosi
ti manda a dire questo, che sei il futuro del Palermo e il futuro dipende assolutamente da te e da quanto cattivo sarai in questi playoff. Quindi confidiamo tutto sul tuo talento e tutto quello che potrai dare. E poi un'altra cosa, Mister Baldini ha sempre parlato di piena autostima per raggiungere nello sport, come nella vita in generale, ogni traguardo. È un aspetto che credi personalmente di aver migliorato in queste settimane con lui per affrontare al meglio questi playoff? Il mister ci aiuta molto sotto questo aspetto, ci ha aiutato tanto a cambiare un po', diciamo, la mentalità, ad essere, a cercare di credere sempre in noi stessi e di essere delle persone vincenti sia nella vita che in campo. E noi lo stiamo seguendo e abbiamo ottenuto ottimi risultati, quindi sicuramente sono d'accordo con l'esodeco e con quello che dice. Allora, noi abbiamo già delle prime domande che sono arrivate via messaggio per te, Andrea, però io volevo dare la parola a Santino Nuccio, che insomma da tecnico ti ha seguito, sicuramente ti stima tantissimo, non so se aveva qualche domanda o qualche considerazione da fare, però prima di Santino diamo il benvenuto anche ad un altro grande tifoso, rosanero, amico di Sport 19, Vito Discrede. Ciao Vito, buonasera a te. E poi Roberto Pedivellano, avevamo anche un'altra sorpresa. Buonasera, notte rosa. Buonasera Vito, è sempre un piacere. E poi avevamo anche una bella sorpresa proprio preparata per Andrea Silipo, no? C'è una persona che conosce Andrea da quando alla Roma tirava i primi calci. Stasera è con noi un grande talent scout, ex direttore sportivo dell'Ascoli, oggi consulente di mercato, e diamo il benvenuto proprio giusto per un saluto ad Andrea Notterosa, al direttore Giuseppe Bifulco. Eccolo qui. Giuseppe, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Santino. Ciao Giuseppe. Ciao. Avete fatto un bel regalo stasera, perché era da un po' che non vedevo Santino e veramente mi ha emozionato, perché dai tempi del Napoli, che non, da quando ero dirigente al Napoli, che non lo sentivo. E un grande abbraccio, Santino. Ciao Giuseppe. Con Santino rimaniamo insieme dopo che avremo liberato Andrea. Andrea, persona, tutto per lei. Grande persona, non solo tifoso palermitano, ma grande persona. Sì. Andrea, è tutto per lei. Andrea l'ha conosciuto, direttore, quando camminava, insomma, iniziava a camminare sul campo. Quando era ancora in fascia, Andrea, parliamo di... Forse non se lo ricorda neanche. 15 anni fa. Quando sei entrata alla Roma? Mi ricordo. È nel 2011. Io sono 2011, scusa. 2011, sì, infatti, avevo detto, una decina d'anni fa, 10-11 anni fa. Mi ricordo ancora che sul campo del Cinecittà Bettini fece un torneo talmente strepitoso, era il più piccolo di tutti, ma il più piccolo a tutti gli effetti, nel senso che era piccolo sia d'età che fisicamente. Adesso invece l'ho visto man mano sempre più in forma, sempre più strutturandosi. Era un giocatore che sicuramente andava aspettato, perché ci sono dei talenti come lo è lui, che ovviamente nel corso della loro crescita magari risentono un po' dell'aspetto fisico, ma che poi viene fuori, perché il talento non se ne fa sicuramente a meno. E lui è uno che già da quando era piccolo, io vedi c'è ancora vedi quella scatola che sta dietro di me, lì ci stanno un po' di notizie e di informazioni, sicuramente c'è anche di te. Quindi sono contento anche della carriera che stai facendo, di come ti stai imponendo. Ti ringrazio. Ti porto anche i saluti da parte di mio fratello, che è stato dirigente, che ti ha gestito un anno intero, Roberto, al quale gli ho detto che stasera avrei avuto questo piacere, mi ha detto mi raccomando portagli i miei saluti. Roberto è ancora alla Roma e dico, mi fa piacere che nell'ambito della sua carriera lui ha fatto
ha sposato anche l'annata nei dilettanti, no? Nel senso che si è calato nei dilettanti, e sicuramente credo che abbia contribuito notevolmente alla sua formazione, nel senso che l'ha rafforzato sicuramente, perché i campionati sono difficili e sicuramente formativi per chi poi tra l'altro è under, come era under lui. Mi fa piacere che ha dimostrato comunque continuità anche nei professionisti. Ho avuto modo di vederlo l'anno scorso all'Opera, quest'anno anche, e francamente gli auguro il meglio, perché merita sicuramente un palcoscenico insieme al Palermo, che è una società e una squadra sicuramente all'altezza, merita un palcoscenico sicuramente superiore a quello in cui attualmente è chiamato a giocare. Andrea, portaci l'umore degli spogliatoi, che clima si respira in questi giorni, quanta voglia c'è di fare bene, quanto c'è voglia di regalare, e voi lo sapete benissimo, a un Barbera strapieno, man mano che si va avanti sarà sempre più pieno sicuramente. L'avete visto nei filmati il Barbera pieno, che cosa significa? L'avete visto ultimamente anche con la nazionale. Certo. Quanto voglia c'è in voi di stupire e farci sognare? Ma sicuramente innanzitutto non vediamo l'ora di iniziare questi playoff. E poi per quanto riguarda lo stadio, i tifosi, è la cosa proprio che aspettiamo da sempre. E questa è l'occasione giusta per farli arrivare allo stadio, farli divertire e farli gioire soprattutto, perché noi vogliamo vincere come loro. Quindi speriamo di fare qualcosa di grande, perché lo merita tutta la città, i tifosi, la società, tutti e noi. Quindi speriamo di fare qualcosa di importante. Sicuramente tu qualcosa di importante lo facesti nella stagione in cui sei arrivato al Palermo. Noi abbiamo un video, abbiamo come di consueto in questa trasmissione mantenuto l'audio ambiente, perché è quello che trasmette delle emozioni più grandi. Sicuramente ti faccio vedere questo gol e poi torniamo qui. Sono 15 secondi. Ok. Tra l'altro, ecco, non so che fine abbia fatto quel tifoso con quell'urlo. Dimmi. Tra l'altro, Andrea, ti invito ad andare a vedere un filmato dell'epoca. Metti Palermo Juve, sì. Stabia 1-0, e ti vai a vedere se in quella porta, quella è la porta degli Eurogol, il signor Santino Nuccio, che vedi inquadrato, segnò uno dei gol più strepitosi della storia del Palermo. Ti invito ad andare a vedere su YouTube, te lo puoi... Roberto, sei un'antologia, volevo dire la stessa cosa ad Andrea, sei un'antologia. Buonasera Andrea Silipo, buonasera al nostro grande Santino, buonasera direttore Bifulco. Andrea, tu devi sapere una cosa, che noi della gradinata, quando tu ti cominci a scaldare, abbiamo un rito, cioè diciamo... Ma quando squaglia Silepo? Perché si sta riscaldando troppo. Caro Andrea, nonostante questa cosa, sappi che noi per te abbiamo un debole. Quindi ti chiediamo fortemente di tenere duro, perché noi per te stravediamo. Oio chi 5 minuti, oio chi un'ora, per noi sei un beniamino, sei uno che ci ha fatto innamorare, hai i numeri. E ti chiediamo, io potrei essere tuo papà, ho 51 anni, grande pazienza, perché appena avrai l'opportunità di giocare con continuità e con minuti, tu un scicchio, non dico nient'altro. Allora abbiamo 5 minuti ancora per con Andrea, leggiamo un qualche messaggio e poi lasciamolo anche a Santino e a Giuseppe, all'amico Giuseppe Bifulco, per qualche domanda, qualche curiosità. Vai con i messaggi. Allora, Roy Pelivellano: Andrea ha delle qualità tecniche indiscusse, sono quei giocatori che ti fanno innamorare del calcio, il consiglio da tifoso è quello di credere ancora di più in se stesso, secondo me il suo vero ruolo è il trequartista classico da numero 10, cosa ne pensa? Ora vediamo se ci possiamo arrivare. C'è anche un messaggio di Giovanni Bertolino: ciao Andrea, credi in te, arriverà il tuo momento, dai Andrea, forza Palermo. Tony Cimino ci scrive: forza
No, speriamo che Baldini ti dia più fiducia, così potrai ripagarci con delle prestazioni top. Non molliamo un centimetro, questi playoff li portiamo a casa. E poi c'è una domanda di Dario Pezzino che scrive: noi tifosi ti riteniamo un predestinato, cosa è mancato per il salto di qualità? È una questione di modulo, eccetera eccetera. Io non so se c'erano delle altre domande, però volevo anche dare la parola a Santino Nuccio per sapere se c'era qualcosa che Santino tu dovevi dire pure ad Andrea, no? Ne abbiamo parlato tanto di Silipo quest'anno. Ma intanto è un ragazzo che stimo per le qualità tecniche, è uno che fa innamorare i tifosi, però è un consiglio che posso dare ad Andrea. Per la sua carriera, questi giocatori vengono apprezzati non solamente dal tecnico e dai compagni, non solo per la tecnica quando salti l'uomo, ma quando lui comincia a dare più continuità alle sue giocate, non mi fa la giocata ogni 10 minuti, 15 minuti, me li fa continuamente, lì diventi grande giocatore. Siccome hai queste possibilità e ancora hai gli anni che ti possono aiutare a crescere, io ti auguro solo di continuare a migliorare nella tecnica, nel saltare uomo, ma soprattutto dare continuità nel gioco quando hai palla. Devi anche aiutare la squadra anche quando la squadra è in fase di non possesso, però non ti focalizzare solamente dietro le punte. Puoi giocare sia dietro le punte, puoi giocare a destra, puoi giocare a sinistra. Sei un giocatore che, avendo delle qualità tecniche, può giocare in tutti i reparti di attacco. Mi ha parlato spesso Baldini con te di questo aspetto, no Andrea? Tu sorridi, ma so che è così. No, sono d'accordo con quello che ha detto Santino, lo ringrazio. Sicuramente è vero quello che dice. Io cerco sempre comunque di dare il meglio quando entro in campo, poi ecco, varie cose magari non sono andate nel verso giusto, ma io do sempre tutto me stesso. Sicuramente dovrò migliorare su questi aspetti qui. Direttore, si parlava del ruolo di questo ragazzo, lei che lo conosce da bambino, qual è il suo vero ruolo? Esterno sinistro su un 4-3-3, dietro le punte, trequartista? Poi lo chiediamo a lui, poi ve lo salutiamo poi. Dai, aspetta che non ce l'abbiamo un attimino, deve riattivare l'audio, direttore. Adesso sì. Dicevo, intanto la delizia del suo piede sinistro, insomma, già da bambino si vedeva che era particolarmente dotato. Ovviamente le sue caratteristiche tecniche, abbinate ovviamente al fisico e ai spunti che ha, lo porta a giocare, secondo me, in la posizione ideale, o da attaccante esterno a destra o da trequartista sempre esterno, lo porta a giocare sul lato destro, così tanto da sfruttare al meglio il suo sinistro. Non a caso il gol che vedevamo prima è frutto di una situazione di questo tipo. Comunque penso che in futuro possa, con l'esperienza, quindi maturando, ricoprire anche il ruolo di seconda punta, cioè accanto a una prima punta di peso. Però queste sono tutte cose che man mano, con l'esperienza e col passare del tempo, maturerà e la sua evoluzione lo porterà a ricoprire, secondo me, indifferentemente tutti i ruoli offensivi, preferendo ovviamente il centrodestra piuttosto che la zona sinistra, ma questo per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Andrea, ti rivedi in quale ruolo dei due che ha detto il direttore? Ma sicuramente, come ha detto il direttore, sulla destra mi trovo molto bene, poi anche perché ho sempre fatto quel ruolo lì fin da piccolo, quindi è il ruolo che mi si addice di più, diciamo. Però anche trequartista mi piace molto giocare, perché comunque vengo a prendere palla tra le linee, è una cosa che mi piace molto.
Bene, Andrea, ti salutiamo. Come promesso a Gaetano, ti lasciamo libero. Non vorrei che ricevessero anche sulla telefonata da qualche momento. Grazie, grazie mille. Fai in bocca al lupo alla squadra in generale. Sappi che qui c'è un popolo intero di tifosi rosanero che vi spingeranno al massimo per ottenere questo grande risultato. Grazie. Ciao, Andrea. Grazie a voi. Ciao, ciao, Giuseppe. Grazie. Ciao, Andrea. Bene, lasciamo Andrea, grazie ancora al Palermo per questa opportunità. Io volevo subito focalizzare l'attenzione che ci ha lasciato intanto per un problema, spero risolvibile, in suo buon sangue. Volevo subito, la domanda che vi volevo fare appunto, in che ottica, su quale linea vedete il Palermo, su quale griglia vedete il Palermo in questi playoff che si andranno ad affrontare in questa fase nazionale? Cominciamo dal direttore. Per me è la squadra più attrezzata e che, lo dico senza alcun tipo di problemi e senza nulla togliere a chi all'inizio appunto ha cominciato la stagione, ma secondo me questa è una squadra che poteva competere fino all'ultimo col Bari e col Catanzaro. E poteva dire la sua fino all'ultima, perché no, poteva anche vincerlo questo campionato per lo spessore della squadra, i giocatori che la compongono, l'allenatore, la dirigenza, insomma la piazza, perché ovviamente merita ed è anche un elemento trainante, no, quando le cose vanno in un certo modo. Quindi sicuramente io la vedo peraltro anche favorita rispetto alla griglia di cui parlavate. Santino. Allora, io fino a un mese e mezzo fa non pensavo che Palermo potesse arrivare più su di quella classifica che aveva sesto, settimo posto, perché c'erano troppi alti e bassi, soprattutto dietro prendevamo un bel po' di gol. Invece nell'ultimo periodo, come dicevo prima, dopo il Potenza, ho visto una quadratura di più nella squadra. E ora, nell'ultimo periodo, vedo che secondo me è stata la squadra che è stata più in forma a livello di risultati, ma anche di gioco, devo essere sincero, perché avevo seguito molto il Padova che, con l'arrivo di Odda, aveva fatto tantissimi risultati. All'ultimo ha mollato nell'ultima partita, però credo che siano in questo momento siano le squadre più in forma, sia Padova e il Palermo. Sono d'accordo. Vito, dal tuo punto di vista? Guarda, intervenire dopo il direttore Mister Nuccio è difficile, io do il parere da tifoso. Ho seguito il Padova e mi ha impressionato, l'ho visto due o tre volte in TV e mi ha impressionato per individualità, visto Chirico, Ronaldo, veramente mi sembra una squadra forte. E da quello che abbiamo visto sugli spalti, l'unica cosa che il punto interrogativo è che i playoff spesso vengono decisi da una giocata, sono partite tirate. Il Palermo qualche volta ha avuto qualche amnesia di troppo dietro. Se la difesa è quella registrata delle ultime gare, ce la giochiamo anche noi. Quindi sono in linea con chi mi ha preceduto. Ecco. Qual era, a questo punto, andando a vedere un po' il tabellone delle squadre che si sono qualificate, gli accoppiamenti, qual è veramente l'antagonista principale a questo punto, visto che la vedete la strafavorita del Palermo? Eccolo qua. Poi entrando in ballo anche Catanzaro, ovviamente le seconde classificate, ma tra queste uscirà fuori il primo avversario del Palermo. Quale squadra temete? Beh, Avellino e Foggia, una delle due. Io ieri ho visto l'Olbia, però vabbè, l'altro girone. Ieri ho visto Ancona Olbia e l'Olbia mi ha colpito molto. L'Ancona, che peraltro avevo visto tante partite durante l'anno, l'avevo indicata come una possibile sorpresa di quel girone per arrivare fino in fondo limitatamente a quel girone, poi dopo. Però l'Olbia, bene, 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 bene. L'Avellino e il Foggia l'ho viste diverse volte, bene anche loro. L'Avellino poi adesso ha cambiato da poco, ha cambiato anche guida tecnica.
Mercoledì andrò a vederla. Credo che Avellino e Foggia rispetto a Monopoli e Francavilla siano più attrezzate, più meritevoli di andare avanti. Chi delle due non lo so, poi specialmente questi due allenatori che fanno un calcio un po' champagne, può succedere di tutto. Vito, prima di Santino ti metto in mezzo, così non parti completamente. Grazie. Una tra Avellino e Foggia va fuori, se passa l'Avellino non lo posso incontrare perché sarà la migliore quarta. Io a bocce ferme vorrei evitare il Monopoli perché ho in testa, negli occhi il Monopoli dell'andata alla favorita, dove noi vincemmo una partita, diciamo, che ai punti avrebbe vinto il Monopoli. Ecco, siccome se passa l'Avellino non lo possiamo incontrare, ecco, tenderei a voler evitare quelle del nostro girone, perché delle altre forse la Solentella, a mio avviso, ci potrebbe dare qualche problematica. Ecco, se dovessi scegliere io eviterei le nostre, cioè la vincente, cioè se passa il Foggia e una delle pugliesi la vorrei evitare. Santino, tra quelle viste quale temi di più? Caratteriale vorrei evitare l'Avellino a livello caratteriale, però credo che tra Lentella e Pescara, secondo me sono Pescara aveva fatto la squadra per cercare di fare qualcosa di buono, poi qualcosa non è andato in questo campionato giusto, hanno cambiato allenatore, però sono due buone squadre, sia Lentella col Pescara. Beh, io con queste squadre che ci sono, io credo che Palermo in questo momento può essere la favorita. Diciamo che quella che mi dà più fastidio, ma a livello caratteriale, perché l'Avellino è una squadraccia che è abituata a giocare con sangue agli occhi, e quella mi sembra una delle partite più difficili. Direttore, lei avrà seguito sicuramente il Palermo nella prima parte. Vada. Se non sbaglio, l'anno scorso siamo usciti con l'Avellino. Con l'Avellino, sì. Sì. È stata una bella partita. Lei avrà seguito sicuramente la prima parte del campionato del Palermo, dal rendimento assolutamente altalenante alla guida di Filippi. Poi l'avvento di Baldini a gennaio ha un po', come dire, cambiato da tutti i punti di vista. Abbiamo visto giocatori che arrancavano, un reparto difensivo un po' in affanno, l'abbiamo visto rivitalizzato da questo allenatore. Quanto conta, quanto è contato e quanto conta l'esperienza di un allenatore magari rispetto all'altro che con gli stessi interpreti ha suonato uno spartito diverso? Beh, sicuramente l'esperienza di mister Baldini e la carica che aveva, perché mi risulta che era proprio, aveva una voglia incredibile di allenare quella squadra in quella piazza. Sicuramente la sua esperienza ha dato una svolta all'andamento del campionato, che fino a quel momento, insomma, rispetto a quelli che erano allora i valori del Palermo, sicuramente non stava andando e non stava rispettando quelle che erano appunto le aspettative, per cui sicuramente il cambio per me andava fatto prima. L'esperienza di un allenatore tipo Baldini poteva servire, senza nulla togliere l'allenatore che già c'era prima, che peraltro aveva fatto bene l'anno precedente, ma quest'anno purtroppo non era andata secondo quanto erano quelle che erano le previsioni, per cui arrivato a un certo punto, secondo me, visto che comunque la squadra c'era, era opportuno cambiare. Io non sono per i cambiamenti così, però era evidente che c'era stato un qualcosa che almeno da fuori si vedeva questo, insomma, appariva questo, che c'era qualcosa ed era necessaria una svolta. Il fatto che la svolta sia stata fatta a vantaggio di un allenatore come Baldini, esperto, ha dato con un po' di tempo, perché non c'è stata subito immediatamente la svolta, ma ha dato a lungo andare
Sono d'accordo con Santino che all'inizio comunque c'erano queste prestazioni altalenanti, la difesa che ancora non andava come poi invece è andato come tutta la squadra bene, insomma, fino a che non si è quadrato l'assetto, credo che comunque tutto questo sia stato dato dal contributo dell'esperienza dell'allenatore. Santino, tu sei stato abbastanza critico a un certo punto del campionato vedendo le prestazioni di questa squadra. E secondo te c'è tanto di Baldini o c'è la consapevolezza nei giocatori della loro forza? Nel senso che a un certo punto si sono un po' resi conto che dovevano e potevano fare di più. Io faccio degli esempi. Quando c'era quando c'era Filippi, volevamo i giovani in campo, Felice, Siripo, tutti che parlavamo, tutti volevamo la gioventù in campo. È arrivato Baldini il primo mese anche lui ha faticato a trovare i giusti meccanismi, però ha fatto una cosa: ha preso gente esperta, gente che è abituata a fare questa Serie C, e l'ha messa in campo. Ha iniziato a giocare solamente il centrocampista Damiani. Anche dopo ha messo da parte anche Damiani e si è affidato ai giocatori esperti che conoscono la categoria. I giovani li farà crescere, stanno crescendo, però si è affidato a un gruppo di 12-13 giocatori che conoscono la categoria. E così lui è riuscito a fare gruppo, squadra, spogliatoio e ha cominciato a fare anche qualche risultato. Ha puntato su quei giocatori che lui gli ha dato fiducia e gli hanno dato una buona risposta. Vito, Baldini, quanto c'è di Baldini, quanto c'è? La stessa domanda che ho fatto a Santino dal punto di vista dei tifosi. Ha detto tutto il direttore, intendo dire, per carità, Filippi aveva fatto un ottimo media punti nel finale di campionato, però con la prospettiva che avevamo di puntare a quantomeno giocarcela con le prime, un allenatore con un pedigree diverso a quello di Filippi, che ricordiamo era vice di Boscaglia ed era la sua prima esperienza con i professionisti. Quindi il cambio con Baldini è stato metabolizzato con i tempi giusti. Siamo passati da un 3-5-2 che partoriva solamente, diciamo, partite molto ma molto noiose e sterili, a un 4-2-3-1 che ha avuto bisogno di un po' di rodaggio. E quindi io non sono abituato a non dire, cioè del senno dei sé sono piene le fosse, però sicuramente il cambio di passo si è visto, e si è visto anche il cambio di uso del manico, del timone. In effetti mister Baldini, anche in partite come Foggia, come dove abbiamo toppato in modo clamoroso, si è assunto le responsabilità e ha preso delle decisioni che testimoniano appunto quello che è il suo curriculum. Quindi probabilmente non c'è riprova, ma se si puntava su un allenatore così sin dall'inizio, qualche punticino in più si sarebbe fatto. Abbiamo avuto l'esempio di un giocatore giovane del Palermo di prospettiva, e speriamo che ci possa fare un po' la differenza finalmente in questi playoff. Direttore, voglio approfittare della sua presenza straordinaria, di due addetti ai lavori, anche quella di Santino, che è un allenatore abbastanza di grido. Volevo sapere da voi, c'è un cambiamento nel movimento Lega Pro rispetto a prima, che era un po' il cimitero degli elefanti? Adesso c'è un movimento di giovani, si stanno formando i giocatori del domani in questa Serie C, oppure è sempre una Serie C statica con più o meno gli allenatori che non danno fiducia ai giovani? Ecco, già dall'espressione ne capisco la risposta. No, ma il problema secondo me non è degli allenatori, il problema sono purtroppo le proprietà, le società stesse, perché all'inizio tutte favorevoli, giovani, minutaggi, valorizziamo, mister non si preoccupa, direttore non si preoccupa, l'importante è che valorizziamo, però i giovani, prima dicevo di Andrea diventerà un gran bel giocatore, ma ancora non lo è, ma prima non lo era ancora, però nessuno lo discute, no? Anzi, addirittura prima Santino giustamente gli ha dato dei consigli utilissimi,
questi sono giocatori che vanno aspettati, quindi se la pressione, ma non tanto quella della piazza nei confronti dei giocatori stessi, ma della piazza o comunque la paura da parte dei presidenti, è difficile, perché si predica bene, ma si razzola male. Ma come non viene il primo risultato, allora vai al confronto e dici, ma non era che dovevamo formare i giocatori, quindi a volte io direttore con l'allenatore stai lì a discutere, però la nostra, le indicazioni della società sono quelle di valorizzare i giovani, poi l'allenatore ti dice, sì ok direttore, però qui ci fanno fuori a tutte e due se alla fine non portiamo a casa il risultato. Ecco, diciamo che in Italia questa cultura purtroppo non ci accompagna e quindi spesso a pagare sono gli allenatori, perché sono i primi che vengono traditi dalle proprietà rispetto a quelli che sono inizialmente gli obiettivi. Io per quanto riguarda il mio ruolo, all'inizio dell'anno ti ritrovi sempre, dobbiamo emulare il modello di qua, il modello di là, che spendono poco, fanno che i giovani valorizzano, ma lì c'è tutto un discorso progettuale dietro che parte da lontano e che parte sicuramente da esperienze in termini di risultati negativi che sono state anche formative poi per poter arrivare ad essere quelle che poi sono state, per cui non c'è la pazienza di aspettare. Tutto questo si ripercuote sui giovani che spesso, non venendoli appunto a aspettare, ma vale anche per gli allenatori, ci sono anche dei giovani allenatori che meriterebbero insomma di essere lasciati proporsi in questo modo. Purtroppo siamo vittima del risultato, è anche vero che bisogna sempre vincere, che il risultato è importante, però se si parla di formazione dobbiamo anteporla al risultato assolutamente come cultura, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Non so se sei d'accordo Santino, ma ecco la palla è la domanda. Io ti faccio i complimenti, perché quello che avete fatto voi, che state facendo voi l'anno scorso, diciamo che in una stagione dove siete arrivati alla salvezza, e quest'anno per me è una delle squadre di Serie B che ha fatto degli ottimi risultati, e non credo che avete speso tanti soldi. Adesso io non parli dell'Ascoli, però, tu, avete, Santino, Santino. Sì, parlo dell'Ascoli, dove sì. Non lo è più il direttore. Sì, vabbè, ma comunque, scusa. Comunque però, è una cosa però che per i complimenti arrivano lo stesso, perché per la classe, no, perché il lavoro che è stato fatto perché pensavo che nell'Ascoli dopo la salvezza dell'anno scorso, io dico, ma qui hanno fatto cose straordinarie, perché dico avranno cambiato qualcosina, ma a livello di risultati sono stati eccezionali, perché io non pensavo che potevano ambire loro ai playoff, devo essere sincero. Assolutamente. Santino, io sposo appunto questo argomento e poi lo lasciamo, parliamo ancora del Palermo e poi chiudiamo la trasmissione. Quanto è importante, l'abbiamo visto col Bari, che è rimasto in serie C 4 anni, ma dico ok, giovani, non giovani, eccetera eccetera, ma quanto è importante la competenza, perché è arrivato finalmente un direttore sportivo competente come Polito, un allenatore per così dire quasi semi sconosciuto come Mignani, e ci sono parti delle scuole sì, magari spendendo soldi, facendo l'esempio del Bari, però è importantissima la competenza dei campionati che si vanno ad affrontare. Già Vito sa benissimo a che cosa mi riferisco, perché il Palermo negli ultimi anni qualche difficoltà in questo senso l'ha avuto. Io ho letto anche la storia di Polito quando è stato preso a Bari, e ha puntato su un allenatore che lui non conosceva personalmente, ma che aveva visto giocare la sua squadra. Ha puntato sullo zoccolo duro del Bari e ha preso dei giocatori che secondo lui potevano fare la differenza. Avendo una società alle spalle forte, lui ha detto, noi lavoriamo, lasciateci lavorare, alla fine noi dobbiamo andare in Serie B. C'è riuscito, ma lui si è preso la responsabilità di prendere un allenatore dove ancora non aveva vinto la Serie C, ma aveva fatto dei buonissimi campionati, tra cui l'anno scorso a Modena mi sembra che era stato anche esonerato, però lui ha creduto sulla persona, sull'allenatore,
e hanno fatto grossi risultati, però in 3 anni avevano speso una barca di soldi e non avevano vinto, e non avevano vinto. Direttore, su Polito la domanda? No, sulla competenza in questi campionati è importante, magari sull'aspetto economico, dell'aspetto economico. La competenza è fondamentale alla base di tutto, perché se non scendi in campo con competenza, non arrivi mai dove ti sei prefisso di arrivare. Cioè, quindi la competenza, l'aggiornamento, il sapere, il puntare, il dare fiducia, ottenere fiducia e dare fiducia all'ambiente. Un po' come è importantissimo questo, cioè il contagio, se la fiducia viene dalla società automaticamente la ricevi e tu devi avere capacità e competenze per contagiare tutto quanto l'ambiente, ma con i fatti, quindi la competenza è fondamentale in tutto questo, i risultati arrivano, non c'è scampo per questo. Vito, a quanto è arrivato il tuo tasso? Il Bari ne è un esempio, perché Polito ha fatto un ottimo lavoro, l'ha fatto l'anno scorso, continua a farlo adesso, ci mancherebbe, complimenti a lui. Vito, a quanto è arrivato il tuo tasso adrenalinico leggendo e continuando a leggere queste notizie che riguardano la cessione? Sulla cessione abbiamo, come diciamo a Palermo, i kind of neighbor, nel senso che da molti anni ne abbiamo viste di cotte e di crude, quindi da buoni tommasiani, finché non vedremo una cosa seria e quantomeno toccarla con mano, cerchiamo di sogniamo un po', sogniamo un po'. Io sicuramente l'idea di entrare in un circuito di, diciamo, del satellitare di Citigroup fa sognare, però poi magari andando a scartabellare su Google le squadre che ha il Citigroup, poi vai a vedere che spesso ci sono anche investimenti che lasciano il tempo che trovano. Allora, io penso che c'è un tempo per tutto, come diceva qualcuno. Questo è il tempo probabilmente di sognare, ma sognare attraverso i playoff, attraverso questa squadra che abbiamo, attraverso questa società. Poi se la cessione arriverà e la società ne uscirà più forte, al di là della categoria, saremo tutti contenti. Volevo dire una cosa che ho sentito in modo silenzioso due grandi esperti, e dico che la verità sta in mezzo. È vero che la competenza è importante, però come ha detto Santino Nuccio, il Bari ha speso una barca di soldi in 3 anni, quindi sì, la competenza, ma è anche vero che il budget fa tanto. Se noi andiamo a vedere il Palermo Calcio, l'anno scorso è arrivato 7º, quest'anno è arrivato 3º, quindi chi ha lavorato alla fine, tra tante critiche, frizzi, lazzi, ha migliorato. Però, come diceva mister Nuccio, è ovvio che la ciliegina sulla torta la fa anche il budget. Ricordiamoci la Ternana, ricordiamoci la Regina, ricordiamoci il Monza. Cioè, quindi oramai questa Lega Pro, che purtroppo è figlia anche di storture, perché ha ragione qui il direttore quando dice ma ci dicono di valorizzare, poi anche le società, sì, ma anche la federazione e le leghe fanno, diciamo, le pentole senza coperchio. E allora a quel punto sì, la competenza, ma anche e il budget la fa da padrone, ecco. Direttore, lei è per la riforma di questi campionati di Lega Pro, che vedono appunto una sola squadra a primeggiare e poi 28 squadre devono andarsi a giocare il posto per la B? Praticamente in linea di massima è molto più facile dalla B arrivare in A e non dalla C arrivare in B. Lei è per la riforma sistematica con le promozioni come un tempo di 2 squadre, eccetera eccetera, oppure lasciare il mondo per come si trova? No, io in realtà sarei più per dare un'ulteriore chance, dal momento che si coinvolgono tutte queste squadre a partecipare ai playoff. La vedo molto riduttivo che basta una sola partita per uscire fuori, cioè secondo me deve essere data qualche altra opportunità a queste squadre, perché altrimenti è inutile coinvolgerle, perché magari succedono, sì, per carità, è bello sotto il profilo sportivo che ci stanno delle sorprese, però è anche vero che può capitare una giornata storta e uno butta al mare un campionato
cioè, per colpa di una sola partita. Quindi io la riforma dei playoff la vedrei bene, con maggior coinvolgimento, se proprio vuoi mettere dentro le squadre. Fino a 28 squadre sono quelle che partecipano, se non sbaglio, giusto? Sì, 28, sì. Se ne coinvolgi così tante, dagli l'opportunità di avere qualche chance in più, perché cioè, a volte sento pure dire che magari si scoraggiano, dice, ma tanto dove andiamo? Facciamone una e basta. Cioè, non è... cioè, secondo me bisogna coinvolgerle. Se vogliamo aprire a tutte queste squadre, in qualche modo vanno coinvolte. Così come secondo me, purtroppo, per tutte quelle squadre non coinvolte nei play-out e nei play-off, è finito il campionato già a fine aprile. Cioè, non è... cioè, non lo so, una coppa, un qualcosa, non si può. Poi tutti questi giocatori che smettono, mi pare che era il 25 aprile l'ultima giornata di campionato, se non sbaglio, e questi riprendono a luglio. Riprendono a luglio, sì. Ma anche per i giocatori stessi, non allenandosi più con determinati ritmi, con determinate cose, arrivano pure impreparati poi alla ripresa dei campionati. Cioè, questa della obbligatoriamente. Certo, questa della partita secca, Vito, no? Il modus operandi a livello generale, volendo ragionare in grande, l'Italia ci ha perso i mondiali, diciamo, su questa partita secca. L'Italia ci ha perso i mondiali, però ha avuto 3 match point con Bulgaria, Svizzera e Irlanda del Nord, se non sbaglio. No, certo. No, comunque ha ragione il direttore, un coinvolgimento così ampio presupporrebbe dei gironcini. In fondo si finisce ad aprile, si potrebbero fare dei gironcini, perché in effetti la misura delle squadre è quella. C'è anche il fascino della partita secca, però indubbiamente è un coinvolgimento dalla seconda alla decima, nel caso del girone A ad esempio all'undicesima, del girone A di Lega Pro. Quindi in effetti magari andrebbe studiato una formula. Poi la madre di tutte le domande è se 60 squadre di terza serie ne valga la pena, perché in effetti 60... io sono ultra cinquantenne, io mi ricordo le serie C vinte qui da Orazzi, Ferrari e da Mister Sonzogni, anche se nelle ultime due partite arrivò Sella, erano due gironi da 18 squadre, e sicuramente era una C, stiamo parlando di 20 anni fa, non di 100 anni fa, era sicuramente una serie C dove c'era un tasso tecnico sicuramente più alto. Quindi allora, se coinvolgiamo tutte, in effetti tanto vale trovare una formula che le stimoli. Allora, interrompiamo un po' tutta questa bellissima chiacchierata tra di noi per sorridere. Come sapete, alla fine c'è sempre questa rubrica, si chiama Dulcis in Fundo, dove io vado a pescare un po' dei filmati un po' in giro, per farci sorridere un po'. Sentite questo telecronista che cosa ha combinato quel giorno al campo. Sentiamo. Lei è Ginger Roger, lui è il Van Fredaster, ma che simpatiche canaglie. Calcio di rigore, ci vuole una freddezza, in quanto chi tira si è preso una bella responsabilità. Rete, ha segnato la Virtus Castelfrentano. Ecco, ah no, che ha fatto, è sbagliato, correggo, che l'ha sbagliata, aiaiaia, rettifico, c'ho il sole che mi copre, mannà, è il sole che mi copre, Ma come si fa, ragazzi? Era il sole. Ha messo un gol. Dove... Allora, l'ultima domanda. Aspetto mentale, tecnico, motivazionale. Qual è l'elemento importante da cui partire per entrare in campo e fare la partita della vita? Direttore. Mister o io? No, il direttore. Partiamo da lei.
La motivazione, soprattutto quando man mano che vanno avanti i playoff, l'aspetto mentale, motivazionale, la serenità, la determinazione diventano, fanno veramente la differenza. Arrivati a questo punto viene allenato molto di più questo aspetto rispetto, ovviamente non è che viene abbandonato l'aspetto tattico, l'analisi dell'avversario, contro chi vai a giocare. Poi questo Santino lo può dire sicuramente meglio, però credo che l'aspetto mentale, la serenità che un allenatore, che l'ambiente riesce a dare, e soprattutto cioè, a questo punto bisogna determinare, quindi mentalmente devi determinare, perché non è scontato nulla. L'anno scorso ci sono stati degli esempi, soprattutto in Serie B, che sono salite squadre che si sono qualificate come ultimi posti utili. Può succedere anche quest'anno in Serie B, in Serie C. L'aspetto mentale è fondamentale, non dare mai nulla per scontato, soprattutto non sdobbare l'avversario, avere sempre rispetto, e ogni volta che scendi in campo devi sempre pensare che potrebbe essere l'ultima. Quindi se vuoi andare avanti, se vuoi avere successo, se vuoi raggiungere quello che devi, avere fame, e devi essere determinato mentalmente. Santino, dove lavoreresti? Su quale aspetto? Fame. No, fame, ha ragione il direttore, fame. Lì c'è la voglia, la fame di ottenere il risultato con tutta la voglia di prenderlo, ma soprattutto credo che il mister Baldini, con la sua esperienza, di lasciare liberi i giocatori a livello mentale, di non pressarli molto. E poi i giocatori in campo, se stanno bene, preparati bene, non avranno problemi, però poi sono episodi, può succedere in positivo o negativo, però secondo me la cosa principale è lasciare mentalmente i giocatori tranquilli, ma agonisticamente molto, molto preparati, perché nelle ultime partite dice... Non la guerra insieme in Russia, però in campo su tutti i palloni c'è da lottare. Morte tua, Vito. Vitamina. Assolutamente. Vito, la conclusione la lascio a te. Guarda, rappresenta tutto il mondo rosanero. Allora, ovviamente io non posso dare il parere a professionista che può dare il mitico Santino Nuccio. Santino, ancora un giubbotto McKees. Me l'hanno strappato quando hai fatto il gol sotto la curva nord. Un bello giubbotto, era un gol meraviglioso, strappato tutto. Io faccio. Vabbè, eri felice, dai. Eri felice alla fine. Eravamo bagnati come i pudicini, ma non sai come ci siamo messi a fare, guarda. Incredibile. Altro che gol, anche perché con l'Atletico Mineiro io ero nella stessa curva, ma non l'abbiamo visto così bene, perché no, c'era una caccia e devo dire uno dei gol più belli. Io vado allo stadio al 78 insieme a quello di Gianni De Rosa e quello di Lamberto Zauli con Napoli, uno dei gol più belli della storia della Palermo Calcio. Io di professione faccio il tifoso, quindi non posso dare il parere del direttore di Fulco e del nostro mitico Santino. Noi siamo pronti, già ne parliamo da domenica, da ieri, dal primo maggio, davanti alle griglie, a Russire, dicevamo noi siamo pronti, ecco, noi la nostra parte la facciamo. E questo è, e questo solo posso garantire. In città c'è grande fermento, e speriamo bene, non diciamo nulla, già lunedì ne sapremo di più. Ecco, tutto qui. Ma come si conoscono il direttore Consantino? Dove vi siete incrociati? Da quando vi conoscete? Quando io facevo il direttore a Napoli, nel Napoli, parliamo del 99, 2000, 2001. Diciamo nella storia, no, allora noi ci siamo conosciuti, io già ero uscito fuori, però poi incontrandoci sempre nel napoletano, e poi la storia del Napoli all'epoca, riuscire a vincere il primo scudetto nella storia del Napoli siamo stati noi della primavera 78-79.
la primavera con Mariolino Costa. Il primo scudetto del Napoli hanno vinto. Primo scudetto della storia. Dai Vito, facciamo da sponsor, se il direttore ha la possibilità facciamolo rientrare in giro a Santina ad allenare, perché il calcio merita un allenatore come Santina. Guarda, io ho avuto l'opportunità di vedere Mister Nuccio prima della pandemia qui vicino a casa mia, ai campi qui in via Badia, col Monreale, non so adesso dove sia. Devo dire che Santino Nuccio, allora, io ho 52 anni. Cioè, c'è un'affermatissima scuola calcio meravigliosa, allora, dei ragazzi meravigliosi. Per me la rinascita dell'87 è stato, cioè, poi anche il campionato successivo. Noi ci siamo innamorati di un enfant du pays, cioè Santino è palermitano e per noi era un punto di riferimento come lo è stato Vasari. Spesso a Palermo abbiamo crocifisso i nostri giocatori. Io mi ricordo un grande terzino che poi andò a Messina, Parisi, lo crocifiggemmo. Un errore fatto con la Lucchese. Però ci sono degli esempi di palermitani, posso citare Galeotto, sì, posso citarne altri, che sono nel nostro cuore. E quando io andavo a giocare a calcetto con gente più giovane qualche anno fa e c'era Santino Nuccio, io dicevo c'è Santino Nuccio che sta allenando. Cioè per me, per un palermitano è... Che so. Ce l'hai ancora la scuola calcio, Santino? Sì, c'è la scuola. Ce l'hai ancora? Ora ce l'ho detto. Sì, ho da 4 anni che mio figlio, altri 3 ragazzi, Morello la mattina e Lardi, hanno fatto una scuola calcio e io faccio responsabile. E in 4 anni ci stiamo prendendo delle piccole soddisfazioni. È un bel gruppo di tecnici. Vabbè, giovani che lavorano bene, diciamo. Fai il maestro, faccio sì, faccio. Ma io, guarda, io fino a 20 giorni fa mi sono sentito con Mister Solmani e io ancora i ragazzi racconto quello che facevamo con Solmani, perché quello è stato il maestro, il mio primo maestro a livello professionistico. Qui a Palermo ho avuto alla mattina, però quella è una persona, avere a che fare con Solmani nel settore giovanile è stato il massimo. E io ancora gli faccio degli esempi ai ragazzini per quello che io facevo con Solmani. Vai, scusami Santino, vai. No, io dico sempre a questi ragazzi del Fate che in 4 anni abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, abbiamo fatto anche dei numeri discreti, ma la cosa bella è che a livello educativo stiamo avendo dei risultati esemplari. I genitori ci dicono, ma come fate? I nostri bambini erano un po' monelli, ma ora sono più tranquilli. E questa è una grandissima soddisfazione. Questa è una gran bella cosa, complimenti. Ancora prima dell'aspetto tecnico, questo veramente complimenti. Il fatto ma è la stessa cosa quando mi dicono è una brava persona. Da tecnico a me, da tecnico giocatore, se mi dicono cose brutte da tecnico giocatore tutto può succedere, ma quando ti dicono che sei una brava persona, una persona corretta, con dignità e cose varie, questa è la cosa più bella che uno può ricevere. Sono d'accordo. Direttore, andiamo nella sua sfera. Chi va in Serie A? Questo guardatissimo campionato di Serie B. Sono molto curioso di sentire il suo parere. Chi va in Serie A? Sicuramente Lecce sicuramente, visto pure il calendario, sicuramente. Ma la Serie B in generale, a parte le due che già sono retrocesse, anche la terz'ultima, anche voglio dire le 4 che retrocedono, è un po' complicata. Quindi c'è il Vicenza che praticamente Vicenza è padrone del suo destino, perché va a Como no Vicenza... ad Alessandria. E quindi vincendo con l'Alessandria il massimo che può ottenere è fare uno spareggio, quindi play-out. Il Cosenza vincendo sarebbe fuori, quindi lo spareggio sarebbe poi di nuovo tra Alessandria e Vicenza. Insomma, giù è complicato, ma non è da meno la parte superiore della classifica, perché togliamo il Lecce, che secondo me è favorita dal calendario. Mi dispiace tanto per la Cremonese, che secondo me ha fatto autogol domenica. È una squadra di grandissima qualità, allenata pure da
un allenatore, lo staff sicuramente all'altezza, giocatori di ovunque, in qualsiasi ruolo, di altissima qualità, eppure sono venuti meno a queste due ultime giornate. Ci sono un po' di scontri diretti, quindi è un po' complicato. Quindi io il Pisa e il, chiedo scusa, il Lecce sicuramente lo vedo favorito. C'è Perugia Monza, che Perugia deve vincere per forza per sperare di agganciare il Frosinone, che a sua volta dovrebbe perdere. Insomma, ci sta bel finale, ragazzi. Bel finale. Io credo che quelle tra le squadre, diciamo, comfort, no? Dove si sono già guadagnati l'accesso ai playoff, da lì uscirà la terza squadra che vincerà, che andrà in Serie A. Vito, non mi prendere per pazzo, cioè, ma Robby si mette a parlare di Serie B, voglio cominciare a sentire l'odore, a respirare l'aria, quindi ci sono andato apposta. Grazie! Grazie di esserci stati, direttore. Io spero di averla ospite spesso, voglio dire, nella disponibilità, ovviamente, perché è veramente una bella cosa. Grazie. Dopodomani, se vi interessa, vado a vedere. Questo ve lo dico per il futuro. Se avete bisogno, vado a vedere Avellino Foggia. Benissimo, e noi ci sentiremo presto per sentire anche dalla prossima occasione. Ci mettiamo d'accordo per a vedere un po' quello che ha visto. Grazie, direttore. E alla prossima. Sentino, alla prossima. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Vito, ciao Santino, ciao a tutti. È stata una puntata che mi sono, come dire, ho cavalcato da solo, perché c'è stato questo piccolo problema per Enzo, che adesso vediamo se tu mi ha scritto e tutto è andato sta andando per il meglio, per fortuna, e quindi lo riavremo presto nella nostra trasmissione. Grazie a tutti, è stato un piacere. Ci rivediamo nelle pre-partita di domenica prossima con l'avversario che conosceremo mercoledì. Forza Palermo sempre, da Notte Rosa. Ciao e buonanotte. Cavolo, la Sicilia è quella vera, ciao però, la nostra.